No, dico, parliamo dell'Inter di ieri, continuiamo a ridere. Gianbruno. Vedi che questa di Gianbruno fa più ridere. Io invece non sono molto d'accordo. No, per il risultato però. No, io non sono molto d'accordo. Cioè ridono gli avversari, sì. Ecco, in questo no, senso. No, ma non sono molto d'accordo perché il Sassuolo ha dei giocatori talmente da piedi buoni, da un giro palla velocissimo, evitano le marcature, nessuno è marcabile in quella squadra lì. E non solo. Nessuno è marcabile, tutti marcano a uomo anche, quelli capito, di Sassuolo, però la squadra, però, sugli, Luciano, sugli la avversari. Squadra, la quindi, squadra e più poi forte c'è d'Italia, uno, c'è uno che sa più, tirare in porta organizzata. Come cioè, meglio Luciano, non si può, è vero quello che dici, però Berardi, scusami. Che ha fatto anche un assist che credo sia una cosa... Luciano, però ogni tanto Luciano, fermati, se no il contraddittorio no, stava non si può parlando fare. Allora, Luciano, sei tu che ti sei intromesso. Quello che dici, arriva pure l'altro. No, volevo dirci, Luciano, quello che dici è giusto, però scusami, noi ci hanno presentato e tu stesso stasera hai detto giustamente che l'Inter è la squadra strutturata meglio, con la rosa più forte, eccetera. Ce l'hanno presentato come una squadra invincibile. Non lo è, non Marcello, lo è. Arriva il Sassuolo, arriva il Sassuolo e la batte in casa. Detto, non lo scusa, è l'invincibile, è forte, Marcello, ma non è invincibile. Ho detto che invincibile nel campionato italiano non c'è nessuno, perché è un campionato no, a chi perde meno. Non hai capito, meno, non hai capito. Io non ho detto che ed tu, è diverso io non da ho detto, chi vince di più. Non ho detto che tu hai detto che è invincibile. Tu hai detto che è molto forte, che la squadra più attrezzata. In generale, io ho sentito commenti in questa sede, fuori, l'ho letta sui giornali, su giornaloni, su giornaloni, che questa è una squadra fortissima, imbattibile, questa squadra probabilmente potrebbe ripetere le squadre del Napoli. Io ho detto che la squadra più forte ed è strutturata meglio nel campionato, perché ha due giocatori per ogni ruolo e praticamente due presunti titolari, quindi però, che poi dopo sia stata utilizzata male una certa cosa, io questo non te lo so ma dire infatti, perché se non ho visto la partita, però devo dirti una cosa, che il Sassuolo è un avversario temibile per tutti, perché? Ti spiego anche perché, perché non ha paura di incontrare nessuno. Sbarazzino. Ha 4-5 attaccanti che vanno ad assediare l'area avversaria. Pigli sono buoni. Veloci, un giro palla gioca estremamente... Oh, questo l'ha dimostrato con noi e l'ha dimostrato con l'Inter. Un giro palla che è velocissimo, piedi sensibili e tirare in porta praticamente non sono secondi a nessuno, perché avete visto Berardi che ha fatto un gol strepitoso e poi ha fatto fare il primo con un assist eccezionale. Allora, tutto vero, Becca... Verissimo quello che ha detto Luciano, una delle peggiori squadre da affrontare, specie se tu sei stanco e qualche sera. No, guarda Giovanna, io qui mi devo dirti che non è, perché se poi vai a vedere alla fine del campionato trovi il Sassuolo a metà classifica che ha fatto tanti gol ma ne ha subiti anche tanti, il che vuol significare che è una squadra che praticamente va, non importa niente, non ha paura di nessuno, e questo qui, non aver paura di nessuno, porta poi anche a vincere partite come ha vinto ieri. Beh, l'Inter però ci ha messo anche l'impressione che ho avuto io, vai, ieri Sassino, primo tempo c'era solo da sbloccare il risultato, ho visto la squadra sul pezzo, tonica, anzi, per come ragiono io, si cercava addirittura il gol troppo bello, sono arrivati sul fondo 7-8 volte, palla dietro, che a volte magari tiri una randellata in mezzo, magari una deviazione, invece per cercare, l'hai sbloccata a pochi minuti alla fine del primo tempo, e il secondo tempo, al di là dei meriti del Sassuolo, perché poi li vedi in campo belli corti, circolazione della palla bene, ho avuto proprio la sensazione che l'Inter pensasse, se è riuscito a sbloccare adesso gestisco la cosa, che invece è stata un'arma il portiere che dell'Inter, lasciamolo il stare primo, il primo gol, il secondo c'è niente da fare, no ma Berardi. No ma io poi basta uno attenzione. Sì. Però dico, quello che mi ha colpito è che il secondo tempo, dove dovevi secondo me spingere per chiuderla, mi ha dato l'impressione di ok, sono se fermati. Riuscite a sbloccarla di sedere, sì. E lì è venuto fuori il Sassuolo. Poi, nel calcio, non è che schiacci un bottone e riparti. Certo. Cioè, cerchi di reagire, ma il Sassuolo lì alla però, tempo fa scusate, tempo. Abbiamo anche gridato... L'ultima cosa, vai, Becca. Tu prima hai toccato quello del turnover. Sono convinto anch'io che ha due giocatori. Però se tu stai andando bene, uno può anche dire c'è la sosta, vado a manetta e poi comincio a fare tutto. Ma sai che mi hai letto nel pensiero? Perché io vi chiedo,
Non è che vedendo i campanelli d'allarme Real Sociedad piuttosto che Empoli, dove il campanello veniva da 5 vittorie. No, però era un Inter ieri, cioè Di Marco e Barella erano palesemente lo stesso lontano, perché Darmian e la difesa, cioè tutta la difesa mi sembrava veramente. Io per esempio, no, io per esempio non so, e qui mi devi dire no, te magari, che hai visto la partita, non so perché a 20 minuti dalla fine è stato tolto Thuram. Bravo, proprio per far entrare chi? È una cosa dire, che mi dovrebbero spiegare perché non ho capito bene. L'unico che non doveva, Dumfries, che poi hanno perso punti di riferimento lì, senza perso punti di riferimento. Ma infatti secondo me Inzaghi qualcosina ha sbagliato anche nel continuare a proporre la stessa formazione, che dice Becca giustamente anche il suo punto. Però l'abbiamo sempre condannato perché ha sempre cambiato e perché ha fatto sempre delle sostituzioni sbagliate. Una volta che tiene in campo tutti quanti, perde e sbaglia ancora, allora non sì, però se hai Frattesi, una volta potrai far rifiatare Barella e mettere dal primo minuto Frattesi contro, voglio però dire, il Sassuolo in casa. Ugo, cioè, tieni presente che il Sassuolo è la bestia nera non solo dell'Inter ma anche del Milan. Come no? Ecco, quindi sono più le partite che hanno vinto. Ma il Sassuolo quando gioca a San Siro? A San Siro il Sassuolo quindi si trasforma. Stai bravo nell'elogiare il Milan, perché il Milan ha fatto la fine dell'Inter, spesso volentieri. Anche peggio. Col Sassuolo, appunto. Ma Chirico, tu invece cos'è che volevi dire con quel? Non avete detto tutti che era l'Inter più forte, la squadra da battere? No, non è che cambio parere, non è che solo perché perde col Sassuolo io ti dico, allora l'Inter non vince. No, l'Inter è molto forte. L'Inter è sicuramente, come il Milan ho detto prima, che arriverà fino in fondo anche l'Inter, secondo me, ieri sera c'era il rischio che potesse vincere e allungare addirittura, no? Il problema è che io ho visto, allora, prima di tutto ho visto un Inter completamente diverso in Europa. Siccome io ho questa storiella della Juve, ma in Europa, no? Me l'hanno ripetuta per decenni. Ma in Europa non è l'Italia. E allora io dico la stessa cosa. Oh, ma vuoi vedere che in Europa anche l'Inter trova difficoltà? Perché ha trovato, ad esempio, in Europa un Real Sociedad che ha giocato come il Sassuolo. Forse addirittura pressando ancora di Marcello, più del primo tempo. Marcello, scusa che ti interrompo, io ho giocato lì. Cioè, sai che noi avevamo vinto 3-0 in casa. Quando sono arrivato là, a parte io che non l'ho mai presa perché non sono mai uscito dalla metà campo, che ci ha menato e abbiamo perso 2-0. Ma però, è un campo, però, Becca, è una partita a parte. Sì, però Becca, però scusami, tu hai specificato che eri andato lì vincendo all'andata 3-0. Quindi sei anche arrivato lì un pochettino più tranquillo. Rilassato, cioè dici la partita comunque la devono fare loro, la devo fare io. Qui siamo alla prima del girone e l'Inter mi fa quella partita lì. Francamente, io sono rimasto stupito, come sono rimasto stupito dalla formazione che aveva. Ho dei dubbi, no? Incomincio a dire sì, sono forti ma non imbattibili. Perché il Real Sociedad ti mette in difficoltà, il Sassuolo ti mette in difficoltà. No, l'Empoli no, l'Empoli hanno dominato loro. Però c'è stato quel gol della domenica di Di Marco, ma comunque è una partita dove sei arrivato. Ha ragione Marcello. Allora, adesso abbiamo visto 6 partite. Delle 6 partite il ricavato generale è che non c'è la squadra. È strutturata meglio l'Inter. Ma l'Inter non è imbattibile. L'Inter praticamente è una squadra che vincerà probabilmente più delle altre, ma quelle che perdono perdono più partite, cioè non c'è la squadra che domina, che ammazza il campionato, non c'è il Napoli dell'anno scorso. Okay. Adesso meglio c'è per noi un insieme di squadre che praticamente fanno a chi perde meno e chi perde meno vince il campionato. Certo. Stavamo parlando settimana scorsa di mini fuga del Milan, dell'Inter, perdon. Adesso ci ritroviamo siccome abbiamo parlato di Coppa dei Campioni, lo sapete perché le squadre italiane hanno problemi in Coppa dei Campioni? Perché noi abbiamo un gioco all'italiana. Siccome le partite in Coppa dei Campioni bisogna vincerle e bisogna fare la partita, e noi invece aspettiamo l'avversario, facciamo la partita sull'avversario e poi se occorre, se troviamo
la via giusta, facciamo anche dei gol, ma non facciamo mai la partita per vincere. Torniamo anche sugli aspetti proprio tecnico-tattici di quella partita lì, quindi un turnover che non c'è stato, delle sostituzioni strane, vedi Durama. Ma lì non è una roba da poco. Infatti ci vediamo dopo la pubblicità. È un errore che Inzaghi fa spesso. Ecco, è lì che vi voglio. Tu lo ricorderà anche Ugo Conti, l'ultimo derby vinto dal Milan, quello dello scudetto. L'Inter in vantaggio 1-0, poi vince il Milan 2-1, perché lì toglie Çalhanoğlu. Settantesimo che ha tolto Çalhanoğlu. Io non ho perso perché sono uscito al settantesimo. Ma io ti dico, lui questo difetto di fare i cambi sbagliati ce l'ha. Certo. Non vorrei che, sai, questo ma possa essere... Ma poi soprattutto, chi ha comprato e voluto Sanchez? Dopo mi rispondete, perché ha impedito quasi un gol, cioè col suo fallo, ha evitato... È stato veramente controproducente, inutile, vero? Ha parato il tiro, adesso non esagerare. Scusa, mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Fino adesso indisponente, tra poco. Grazie, in attesa della barzelletta di Luciano Maggio parliamo di quello che è successo ieri a San Siro, una serata storta oppure una, come dire, recidiva, no? Da parte di Simone Inzaghi nel non leggere le partite, nel fare il cambio sbagliato, i cambi sbagliati. Si chiedevamo oggi perché Thuram. Io contesto questa teoria, perché quando si subiscono due gol come ha subito l'Inter, a parte tutto quello che ho detto prima del Sassuolo, bene del Sassuolo, quando si subiscono due gol come ha subito l'Inter non c'è niente da eccepire, poi dopo ci dovrebbe essere la rivalsa per recuperare e l'Inter non ce l'ha avuta, è lì che è il dramma della squadra. Ma subire il primo gol con un assist come ha fatto Berardi e subire il secondo gol con un tiro come ha fatto Berardi, sul secondo però posso alzare un attimo la manina, direttore. Sul secondo sì, perché poi quando Berardi fa una cosa straordinaria, il gol è meraviglioso, però Inzaghi si incavola perché dice l'avevamo provato in settimana, studiato in settimana, non riesci comunque a contrastare quantomeno che vada al tiro, poi il gol è meraviglioso. Ma Berardi infatti lo devi marcare sul sinistro. È quello dico. Se uno non si fa marcare svelto come Berardi. A chiudere, ma lui nell'attimo che ti prende mezzo metro, c'ha il piedino caldo che il palo lungo su 10 volte la metterà a 9. Quindi ha fatto il numero lui. Guardate il discorso di Berardi in questo momento, il Berardi di ora è il miglior giocatore attaccante italiano. Su questo non ci sono dubbi. E infatti la Juve l'ha inseguito poi quei colpi lì tecnici, lui c'ha quel piedino lì che se ti prende mezzo metro, allora o devi andarlo o fai farlo, se lui ti prende mezzo metro col piedino te la metto in mezzo. Ma Berardi fa un gol meraviglioso, questo non c'è dubbio. Però Inzaghi dice preparata così, non abbiamo fatto niente. Avevamo studiato la bravura dell'avversario è quella di preparata così, perché sicuramente io ho vissuto qualche spogliatoio, il direttore li ha vissuti. È chiaro, quando c'hai uno piedino caso cosa gli dici? Quando fai possesso palla vai a chiudere. Però un conto è prepararlo, un conto è riuscire. Sicuramente. Però io dico, non vogliamo togliere il merito al Sassuolo, che è stato straordinario sia contro la Juventus che contro l'Inter. Vedevi un gioco palla, un giocare a memoria, un giocare bene a calcio, caspita. Però l'Inter, no? Questi Inter dalle seconde linee, quindi roccaforte nella testa di Inzaghi la formazione tipica, quindi lui parte sempre con gli stessi, poi fa dei cambi e va a cambiare chi come Thuram magari non meritava, uno dei pochi, no, insieme a Dumfries secondo me, che meritava di rimanere in campo. Chirico, tu cosa pensi di questo, della gestione, al di là dei meriti del Sassuolo che ci sono e sono evidenti? Ma è una gestione fondamentale, Cioè non è che solo perché ti hanno fatto la squadra forte tu dici vabbè tanto c'ho questo, metto quello, metto quell'altro, vinco lo stesso. Devi saperli gestire i cambi. Col Sassuolo lui fa 4 cambi a un certo punto che hanno completamente rifatto la squadra, e secondo me la squadra non ha mica trovato l'assetto in campo e doveva recuperare il gol di Berardi. Quindi queste sono cose che lui, questi errori lui li ha già fatti altre volte, e poi non può fare l'incazzato in panchina, perché poi alla fine anche tu con questi errori incidi sul risultato, e non sono cose errori da poco, non bisogna sottovalutarli, perché tu hai una Ferrari, però se ci metti l'acqua dentro a un certo punto la Ferrari si ferma. E vedi a un certo punto vedere
togliere Thuram quando perdi la partita. Thuram, c'era un punto di riferimento. Cioè, era meglio Thuram di Lautaro. Era meglio Thuram di Lautaro. Esatto, tra l'altro faccio presente, Lautaro non segna da tre partite. Lautaro non segna da tre partite. Ma Lautaro, però Thuram, che invece è uno che... Lautaro ci sta, che come ha rifiatato Leao, tu che si dice tu abbia la rosa con più soluzioni del mondo, qualcuno faccia rifiatare, e invece no, giochi con gli stessi. Uscito Di Marco, che era il fratello stanco di Di Marco, cioè con la lingua di fuori. Barella intoccabile, per esempio, è un ottimo gruppo, perché Pavard, veramente c'è, però l'impressione è anche perché tutti abbiamo spinto per 15 giorni Frattesi è un ottimo giovane. Però ieri l'ho visto in campo, quando è in campo, come si chiama lì, mitragliatrice di Michi? Mkhitaryan. Quando c'è in campo lui, lo vedi che ti dà più equilibrio. Romelu Lukaku, Frattesi, attenzione, fuori gioco. Cos'è successo? Scusa, Lukaku, Becca, credo sia stato annullato il gol alla Roma, aveva segnato la Roma il pareggio. Mkhitaryan. Eravamo pronti a darvi il gol del 2-2, adesso c'è un attimo. No, ma poi vedi proprio di controllo col VAR, è possibile. Sentiamo il VAR, cosa dice? L'assist era stato di Dybala, il controllo centro dell'area di rigore, la conclusione a fir di palo di Romelu Lukaku. Te lo faccio io. Qualche attimo. Ma qua è bello perché fuori Chirico gioco, dice mezzo metro. Per me era buono, mezzo metro di buono. Poi l'ho visto in diretta, quindendovrei vederlo con la linea. Confermato il fuorigioco, annullata la rete. Ma nettamente Lukaku. Fuorigioco. Sì, no. netto. A proposito, netto. Mi sono fatto rivedere bene. Netto. Cioè, capite? Lì si può presentare perché Frattesi è molto bravo dagli inserimenti così. Però se tu in certi momenti della gara devi avere un giocatore che non è che posso, Barella va, l'altro va, invece... Guarda, quando l'Inter è messa giusta, in Barella trovi quello che rompe il gioco all'avversario e fa ripartire la squadra, in Çalhanoğlu trovi quello che praticamente è il faro della squadra, quindi lì stanno bene in mezzo. Esatto. Poi hanno le mezzale, Mkhitaryan è praticamente più una mezzala, non è una mezzala di raccordo, è una mezza punta, che praticamente si inserisce negli spazi se gli spazi li vengono creati. In certi momenti l'Inter, ha detto bene tu prima, si è beata del risultato e non ha praticamente premuto sull'acceleratore. Ma scusami, ma anche contro Sassuolo, a un certo punto lui toglie Çalhanoğlu, mi pare, sì, e mette classe. Io mi chiedo, ma come ti viene di mettere Klassen, che ha mai giocato fra un po', in un momento in cui devi rimontare la partita? Ha cambiato l'essenza della squadra proprio, dai. No. Sì, ma poi Klassen non lo cambia. E poi ricordiamoci anche che ad Empoli, anche se Empoli hai dominato, secondo me la partita, non hai lasciato giocare ad Empoli, quindi l'hai vinta meritatamente. Però nel finale lui fa 5 cambi nel finale. A un certo punto si infortuna Arnautovic, gioca gli ultimi minuti in 10. Ma scusami, fanne meno, cosa ne cambi 5? Poi ecco, invece qui non so chi l'abbia voluto, perché anche prendere per prendere, sicuramente, no, quando vedevo anche Sommer, perché non è che puoi sempre impostare tu portiere, a volte c'è anche l'esigenza di fare il lancio lungo per nessuno, perché poi arrivava la palla o quelli del Sassuolo. Un Lukaku sicuramente, qui Allegri per me non era del tutto fuori dal mondo, avrebbe fatto comodo all'Inter come alla Juventus, manca, no, quella figura lì, però non lo so, Chirico, secondo te quella partita anche a livello, no, là davanti con Lautaro, Thuram, hai preso tanto per prendere Arnautovic e Sanchez, questa campagna acquisti per supplire all'assenza, al non essere arrivato di Lukaku, prendi Arnautovic che si sa che è fragile muscolarmente, prendi Sanchez che è un enorme Giovanna, ti devo fermare io. Perché ci sono. Allora, la Juventus non ha fatto mercato per niente, perché non ha perché c'ha delle esigenze economiche. L'Inter ce n'ha più della Juventus. Perché vedi, tra la Juventus e l'Inter, se la Juventus ha fatto un aumento di capitale poco tempo fa di 800 milioni, se vuol fare un altro aumento lo fa tranquillamente, l'Inter non lo può fare, anzi, se a una certa data del 2024 non pagano praticamente il debito quello, con Octree diventa, esatto, a quel punto proprietà. Lì probabilmente può cambiare anche la proprietà, quindi non si può criticare una squadra perché non ha fatto, ha preso
quello che ma poteva prendere non prendevo niente oggi, piuttosto minore... di Sanchez però probabilmente Giovanna, non so se ho capito bene, Giovanna vuol capire perché ti sei ridotta a riprendere Sanchez, quando di fatto tu sei andato sul mercato a cercare altri giocatori che non sei riuscito Marcello a prendere Sanchez, perché Scamacca sembrava preso, ma Scamacca è meglio che l'abbiano preso altri, Scamacca all'Atalanta. Poi la spiega però per Pavard li hai messi in campo i soldi, adesso c'è stata una ricapitalizzazione, che poi questa ricapitalizzazione ti abbia fatto indebitare ulteriormente, ma comunque il passivo da 140 a 85, c'è cioè un Inter che preme sulla Samardžić ha fatto casino il padre, ha fatto casino il padre perché voleva soldi anche il padre. I soldi all'Udinese glieli davi, per Samardžić, che poi è un centrocampista. Vedi Marcello, quelli hanno spesi bene, perché era un giocatore, era un giocatore vero ed è un giocatore vero. Lascia stare il gol che ha fatto ieri sera. Lascia stare il gol che ha fatto ieri sera a Napoli. Quello... Sì, però scusami, però tra Scamacca e Arnautovic io preferisco Scamacca, perché Arnautovic non è un bravo giocatore. Perché Arnautovic ha la sua età, ha avuto tantissimi infortuni. E francamente 10 milioni al Bologna non gliel'avrei dati. Ne avrei dati di più per prendere Scamacca. Però ragazzi, bisogna vedere, io ci sono stato in società di calcio, bisogna vedere fino a che punto si può arrivare. Io per esempio, al tempo che c'ero io, voi ricorderete che la Fiat era in una crisi spaventosa. Tutti dicevano che la Juventus c'aveva soldi, non c'aveva una lira. Dovevo bilanciare le grosse cessioni con piccoli acquisti, e questo qua non sempre riesce. Però tu hai comprato Trezeguet, Thuram, hai preso una marea di giocatori forti, io non l'ho mai capito Blanchard te lo spiego io, Blanchard te lo spiego io Marcello, ascoltami. Blanchard è uno di quei giocatori a cui pesa la maglia. Era stato uno dei migliori giocatori della nazionale francese. Io l'ho comprato per quello che ho visto. Poi dopo mi sono accorto, strada facendo, che non aveva carattere, che gli pesava la maglia. E ti faccio un paragone similare. Quello di Decatelaere. La stessa cosa. Va nel Milan che deve vincere il campionato e non gioca. Nell'Atalanta che si arriva secondo o terza ha vinto il campionato, è uno dei migliori. Ci sono giocatori così. L'esperienza mi ha insegnato che prima di prendere un giocatore io ci andavo a parlare due o tre mesi. Io quando ho preso Ibrahimovic sono stato per tre mesi, una volta alla settimana, ad Amsterdam a parlare con lui. L'hai guardato negli occhi, hai capito il temperamento. Questa è l'esperienza che mi ha insegnato. Però Marcello, ci sono giocatori che purtroppo hanno paura, ma tu hai comprato dei giocatori forti. Poi ogni tanto ci sta anche a Tyrson, non l'ho mai capito. A Tyrson l'ho rimandato indietro perché non mi piaceva neppure come ruolo, ma anche come persona, quindi l'ho rimandato indietro prima di prenderlo. Allora torniamo con l'ultimo paragrafo, diciamo così, dedicato all'Inter. Ben ritrovati qui durante la pubblicità tramano cose losche, ma io le impedirò, ragazzi. Comunque seguiteci fino alla fine, un po' di cronaca e un po' di aggiornamenti da Genova, caro il mio Gianbruno, il nostro Gianbruno. Sì, vi do un po' di aggiornamenti. Intanto che è entrato il Gallo Belotti per Mancini, dunque Mancini che era ammonito nella Roma, Mourinho prova a mettere ancora un po' di pepe lì in attacco per cercare quantomeno il pareggio, e da un po' di minuti sta asfissiando la porta di Martinez, la porta del Genoa, chiaramente un possesso palla prolungato, poco fa ci ha provato Dybala con la conclusione dal limite dell'aria, la stessa cosa ha fatto Paredes col pallone che ha colpito un difensore del Genoa, nella fattispecie Bani. E i calciatori della Roma si lamentavano per un possibile fallo di mano in area di rigore, quindi calcio di rigore, però il replay ha evidenziato che le braccia erano completamente aderenti al corpo. Adesso c'è un'altra punizione dai 30 metri con ammonizione per proteste a Retegui,
andrà sul pallone come al solito Pellegrini, uno che ha grande qualità e che spesso e volentieri smista i palloni o lui o Dybala verso l'area di rigore a cercare una spizzata importante. C'è da dire che la grande occasione nel secondo tempo la Roma l'ha avuta con Dybala, con Dybala e Lukaku. Lukaku aveva messo il pallone dentro ma in posizione di offside. Spinazzola, pallone al centro a cercare Dybala di testa, non lo trova, però ancora il Genoa che si rifugia nuovamente verso il centro dell'area di rigore, dove del centrocampo la prende Paredes. Dybala, il pallone ancora per Lukaku, prova a metterlo al centro, c'è il numero 22 Vázquez del Genoa che va a difendersi in fallo laterale. C'è un clima, tanti fischi in questo momento per le azioni offensive della Roma, arrivano da uno stadio Ferraris veramente infuocato. Ancora il pallone dietro per Ndicka, si va nuovamente a sinistra da Spinazzola, c'è Tosby a chiudere su di lui. Spinazzola però è molto bravo a cercare il doppio passo, il pallone in qualche modo arriva a Pellegrini, il pallone al centro, molto al centro, troppo al centro per Martinez che lo blocca in presa bassa. 66 sul cronometro, 2-1 per il Genoa, che è un po' più preoccupato rispetto a quanto dicevamo a fine primo tempo, anche perché la Roma ha aumentato la trazione offensiva, ha messo in campo anche il Gallo Belotti insieme a Dybala, Pellegrini e Lukaku. Comunque ragazzi, com'è bello, com'è più facile no, stare a Roma per Mourinho che da quel punto di vista che a Milano, cioè un po' stravolto. Di solito Roma è una piazza, un po' come Napoli, estremamente esigente. Mourinho è riuscito a farsi talmente amare che credo che Pioli e Inzaghi siano più sulle montagne russe di lui. Cioè comunque vada, può avere 5 punti, può essere metà bassa della classifica, seconda metà bassa della classifica, lui è, continua ad essere il re di Roma, mi sembra abbastanza... È un comunicatore eccezionale. E con questo sistema qui si accattiva la simpatia di tutti quanti, nonostante che la classifica non parli il linguaggio che dice lui o che vorrebbe dire lui. E poi sfortuna vuole, non ci sono torti arbitrali su cui aggrapparsi, perché l'anno scorso ha fatto, no, degli errori arbitrali, il cavallo di battaglia un po' come... No, per adesso se la prende con i terreni di gioco. Ah, ecco, quando arrivano i terreni vuol dire ma che voi, ma voi ricordate quello che è successo con la partita praticamente della Juventus, doveva giocare la Juventus, lui era stato espulso, doveva essere squalificato, è stato in panchina perché c'era la Juventus, ha scontato la squalifica la settimana dopo nel derby, e non solo, l'ha trovato durante la sosta, durante l'intervallo, l'ha trovato Lotito davanti agli spogliatoi, gli ha detto: tu che fai, sei squalificato, non ci può mica stare. Avete sentito qualcuno che ha parlato della giustizia sportiva squalificando ulteriormente Mourinho? Ma negli spogliatoi ci andavi solo tu, capisci? Tu andavi dagli altri, tu gli adesso c'è un via vai, sei vero, sempre solo tu. Adesso c'è un via vai, vero Chirico? Adesso vanno tutti. Era meglio quando era più esclusiva la cosa. Ma guarda, non era... ci andavano tutti, ma ci andavano quelli che potevano andarci, non quelli, tutti significa tanti, no, assolutamente, quelli che dovevano andarci soltanto lo sa qual è il fatto. Vedi, ci sarebbe da dire una cosa, adesso sono venute fuori tutte le intercettazioni, no? E sai che è successo alla RAI, che ha chiesto la presenza di Auricchio, il capo dell'ufficio inchiesta, e quello che ha fatto l'inchiesta, e del PM Narducci, si sono rifiutati di andarci perché non sanno rispondere a quello. Perché se per esempio tu a Auricchio gli dici: ma come? Tu adesso hai fatto praticamente un discorso sulla Juventus e non ti sei accorto che praticamente la Corte d'Appello di Milano, nella sentenza 2166/2018, racconta che il presidente dell'Inter, Giacinto Facchetti, ha fatto lobbying con gli arbitri. E il procuratore della Federazione Palazzi ha detto che l'Inter era la società che rischiava il più di tutti per il comportamento illegale del suo presidente. E questi hanno avuto pure il coraggio di dire delle cose diverse, e poi richiamati per rispondere a queste domande hanno detto non potevano venire. Allora, che la giustizia sportiva abbia bisogno insomma di una piccola ritoccata. No, ma non solo la giustizia sportiva, anche quella ordinaria. Allora, caro Chirico,
Tu e Becca, vi voglio in questa sentenza per chiudere il capitolo Inter e aprirne uno molto spinoso relativo a Osimhen Napoli. L'Inter è ancora la più forte per te? È sempre stata? No, l'Inter è molto forte, sì. L'Inter è forte. Ma l'Inter, cioè, non è che siamo alla sesta giornata, quindi non è che possiamo escludere lì. Cioè, l'Inter è sicuramente una squadra che quest'anno rischia di arrivare, di poter vincere lo scudetto. Cioè, rischia, nel senso, per noi che non siamo degli interisti, ma loro sicuramente competono fino in fondo lo scudetto. In Europa non lo so. Europa, ecco, tu vedi questo limite europeo, Becca. Ma lo so, io ho visto la partita con Real Sociedad, sì, magari sì. Sicuramente giocano col Benfica, fanno un partitone. Cioè. Sicuramente non faccio parte della categoria del Luna Park, perché tanto ormai una domenica su, una domenica giù. Credo che sulla carta è la squadra forte che può giocarsela con tutti. Poi il calcio è bello anche per quello, certezza non ne hai mai. Però è un gruppo di giocatori, la squadra è stata fatta per giocare. Questo è un giudizio di uno che ha frequentato il calcio anche a livello di giocatore. Ma ci sono anche interisti arrabbiati perché dicono: ma è possibile che quando. Sì, ma te, te continui a instigare. No, anzi, lancia, Becca. Perché cioè, l'interista dice: alcuni che sento anche. Allora, quando avevamo cucito addosso lo scudetto, noi eravamo giustamente i favoriti, anche se poi avevano venduto Hakimi, Lukaku, Eriksen era andato via. Quando non avevamo noi lo scudetto cucito, però eravamo comunque più forti, quindi dovevamo vincerlo noi. Insomma, c'è questa tutte quelle cose lì, scusami, io ho avuto anche la fortuna che sono andato a Istanbul. In tempi non sospetti, e qua c'è un uomo che aveva, insomma, di calcio, cioè facevamo uno sbagliato un gol, il tifoso interista battezzava quello lì perché ha sbagliato un gol, questo è scarso. Negli ultimi anni, nelle difficoltà dell'Inter, la crescita anche dei tifosi, da 1 a 10, 10, perché accetta quello che succede e quindi c'è un equilibrio incredibile. Non mi sta più bene e io vivo di comunicazione e mi dispiace dirlo, trovo delle cose che mi assumo le responsabilità. Cioè, tipo Becca, cos'è tipo, che non ti è tutte le domande che salta fuori uno perché non sa, cioè le cose bisogna andarle a vedere, sentire, parlare per parlare e faccio fatica anch'io che mi occupo soprattutto di giovani. E non è un bel momento. Qua ti abbiamo fatto una disamina. Chiaro che ci sia rimasto male, è stato fatto degli errori. Ma la squadra dell'Inter è competitiva. No, quindi basta, no, potrà, ma... No, certo. Ma è inutile che si va e l'Inter ha sbagliato questo. E se hai perso qualcosa che non è andato. Certo, certo. Però la considerazione generale è che nel calcio bisogna tornare con i piedi per terra. Certo. Però rimane, però... rimane, insomma, questo non è che viviamo. Sai cosa ti voglio dire? Rimane sai la cosa più ti voglio forte, dire, Giovanna? Giovanna, sai cosa ti voglio dire? Dimmi. Cioè, che allora, io ho gioito tanto per l'altra sera per il gol di Mimmo, ho gioito tanto, anche perché può anche darsi che il prossimo gol glielo faccia con la maglia della Juventus e non con più con quella del Sassuolo. Berardi... sempre una maglia a strisce, ma non più nero verde, ma bianco nero. No? Perché secondo me può darsi. Però. Io vorrei tanto che questa sconfitta, effettivamente la Juventus sia in grado di approfittarne, perché se io guardo la Juve di oggi, io ho il dubbio che la Juve riesca a approfittare di questi passi falsi e non ne farà tantissimi l'Inter, non ne farà tanti. Però questo è un passo falso, dovresti approfittarne. Vediamo se è in grado, se è maturata, se è migliorata, se già, ne approfitterà. Perché domenica su domenica ne hai approfittato, Chirico, pur non sapendolo. Sì, cioè, a conti vogliamo fatti... parlare di Juve-Lecce? Ma vogliamo parlare di Juve-Lecce? Ho capito, però l'hai portata a casa, voglio dire. La vittoria... meno male. Abbiamo salvato le apparenze. Con scelte anche discutibili da parte di Allegri.